Questo profumo mi sta dando alla testa. Siamo qui alla Contea di Neve con Tonino Verro. Ciao Tonino. Ciao Cino, ciao, bentornato. Tutto bene? Famiglia bene? Tutto benissimo, sì. Senti, sta per incominciare il nuovo anno 2013. Di fronte a questi tartufi, come lo vedi l'anno che sta per incominciare? Lo vedo bene, io comincio ad essere anche un po' ottimista, non sempre pessimista. Quando si vedono queste belle patatine, e allora vuol dire che l'inquinamento non ha ancora raggiunto quella percentuale da dire non si mangia più il tartufo. Il tartufo c'è ed è buono che è. Purtroppo tra un paio di mesi non più tartufi. Che cosa prevede la Contea per l'anno nuovo in cucina? Per l'anno nuovo, la Contea per l'anno nuovo in cucina promette delle cose molto belle, tipo la revisione di quei vecchi piatti poco costosi d'un tempo, la ricetta dei piatti poco costosi di una volta, tipo l'orecchio di maiale, per dire, le trippe, eccetera eccetera, cioè tutte cose, le salsicce, i fegatelli nostri qui, con tutto rispetto a quelli toscani, ecco, tutte queste frattaglie, rigaglie del maiale o degli altri animali, tipo i bovini e via, verranno servite in giusta maniera e con gusti appetibili. La Claudia ha ancora i quaderni delle sue nonne. Esatto. Noi faremo grande gioia, no, di queste ricette che abbiamo in casa, di questi vecchi quaderni che le nostre nonne, le nostre due nonne mie e le nostre due nonne sue. Sono venuto la prima volta qui alla Contea quasi 30 anni fa, sì. Eravamo dei bambini. Quasi 30 anni fa, o forse anche di più, se non è nel 1980 sarà nel 1981 o nel 1979 addirittura. La Contea ha aperto nel fine anno del 1977. Abbiamo fatto il primo servizio di cucina a Natale, il che ci avevano appena consegnato le cucine, tutto il materiale per poter cucinare. La Claudia cominciava allora a cucinare. Lei è arrivato fino a quando ha conosciuto Tonino senza aver cucinato. Diceva lei che non sapeva nemmeno fare un uovo. A parte che fare l'uovo al tegamino non è così facile. Ok. E per la prima volta, proprio con i quaderni della nonna, ha cominciato, è diventata la grande cuoca che è. E mi ricordo la prima volta i tagliarin con i 30 tuorli, nessuno ci credeva. Un chilo di farina, sì, diversi giornalisti specializzati nel settore enogastronomo sono venuti a vedere la lavorazione di questa pasta. Sì, io l'ho testimoniato in televisione. Anche tu, bravo, e abbiamo fatto vedere che il bagno di questa farina normale, che è un 00 normale, veniva bagnata su un chilo di farina con 30 tuorli, 30, 31, 32, 29, ma eravamo sempre lì, dipende poi dopo dalla grandezza dell'uovo. Certo, per il 2013, il menù ideale? Beh, un menù ideale per Capodanno, io direi sempre di partire con l'aspic, che sarebbe una cosina in gelatina, ecco, no? Con la gelatina, no? Che col freddo esterno si sposa molto bene.
e poi dopo non mancare mai del salamino con le lenticchie, no? Perché oltre a essere una cosa che può portare tanta buona fortuna, è anche molto buono. I ravioli, ravioli col plin. Lavori col plin o anche quelli quadrati, perché diamo anche spazio un po' tutto il Piemonte intero, non solamente la nostra zona Langarola, perché io dovessi dire la verità, mi piacciono sia quelli quadrati che quelli chiamati torinesi che i nostri col plin, mi piacciono tutti e due, con magari una differenza di sugo diversa. Che può essere uno condito con la carne e con le tre carni come si usa fare e l'altro condito con il sugo d'arrosto. Non diamo nessuna ricetta, se volete venite qui a Neve, alla Contea, esatto. A assaggiare questi vini, questi sapori, esatto. E questo è il miglior modo. Il miglior modo per augurare un 2013 migliore del 2012. Non farà un grande sforzo, devo dire. No, per niente. A tutti. Sì, auguri a tutti. Auguri a tutti.